Ed eccoci al quarto gruppo, Laura Gazzani, Francesca Rinaldi, Nicolò Giorgini, grazie per il tempo che mi dedicate. Laura, coreografa, la quarta coreografa che intervisto qui ad Anghiari, siamo proprio a poche ore, diciamo, dalle restituzioni. Com'è? Come va? Oddio, siete pronte? Guarda, oggi abbiamo pulito tutta casa per lasciare andare un po' di ansia, bellissima però l'ansia. Stupendo. Fa stupendo. Parte sempre. Allora, raccontami un po' del progetto, di come l'hai presentato. Ok. E se poi si è evoluto in qualche modo, ha preso altre strade. Allora, poi parliamo anche di Anghiari. Il mio progetto si chiama Walter. È un valzer futuristico e quello che presento qui è un primo studio, è un tentativo di avvicinamento da parte mia alla creazione di questo valzer come piace a me. Gli interpreti sono pure, appunto, Nicola e Francesca, ci tengo anche a nominare Aurelio e Melania, che sono comunque due angeli di questo lavoro. Okay. E nulla, diciamo che è una ballroom come voglio io. Abbiamo lavorato sui tre strumenti principali del valzer che per me sono più tangibili al momento, quali la ritmica, la parola in conto, la circolarità. Okay. E c'è un'intenzione, ossia la volontà di creare un incanto tipico di un passato mio affezionato alle fiabe. E questo okay. incanto lo creerò con questa circuitazione e ripetitività di un qualcosa che avverrà in scena che non posso svelare. Certo, ovviamente. Senti, ma c'è anche un profumo di mezzo. Assolutamente. Buonissimo. Sì. Abbiamo creato insieme a Mauro Malatini il profumo del lavoro, perché loro muovono l'aria durante il lavoro e vorrei governare anche quella, nel senso che ho voluto creare proprio un profumo che si avvicinasse alla parola aggregazione. Perché... Com'è che ti è venuto in mente di fare un profumo per lo spettacolo? Allora, mi è venuto in mente perché in realtà collaboro con un'artista meravigliosa, Teresa Noronha Feio, che fa un lavoro su questo. Ok. E lei mi ha ispirata e okay. è stata un po' la scia di quello, diciamo. Ok, ok. E qui, in questi mesi Anghiari, c'è qualcosa da raccontarmi che è capitato rispetto a... che si è inserito nel lavoro in qualche modo? Qualcosa. Beh, assolutamente, Anghiari è stata inaspettata e ci siamo tutti posti ad un livello zero e questo ha permesso alla sorpresa di far parte del lavoro. Okay. Poi volevo star bene con questo lavoro, voglio far star bene e quindi io, il clima inaspettato di Anghiari si è svelato veramente fondamentale per il lavoro. Poi non so se volete aggiungere qualcosa voi. Se mi va di dire qualcosa, una battuta proprio al volo sull'esperienza, su... Sì, è stata un'esperienza inaspettata, costruttiva. Conoscevate Anghiari fra tutti? Sì. Per la battaglia di Anghiari. Ma ce l'avete stata, diciamo? No. Ah, okay. Mai, ma la conoscevamo perché nel mondo di della nome. Danza si parla di Anghiari Dance Hub, certo. Ormai l'abbiamo Dance sempre Hub. Vista dall'esterno. Anche con tutti i video che ho fatto esatto, in passato. Esatto. Scusa, ti ho interrotto, stavi dicendo? No, assolutamente. Hai no. paura dei video miei? Sì, un pochino sì. Ma, scusate, io interrompo su questa cosa qui. E dai ragazzi, che dirvi, sì, come si dice, merda, grazie, cioè, dai, come si dice, tutti i modi possibili, la chiudo, 3:30, sì. Perfetto, un saluto, ciao. Dai, ciao. Ciao. Ciao.